Pomeriggio nuvoloso condizionato da un vento freddo e piovuto su Monopoli fino a prima dell'inizio del match del Veneziani, terreno in discrete condizioni. Foggia in campo con lo stesso 11 che ha piegato il Palermo 7 giorni fa allo Zaccheria. Osservato un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del grande Paolo Rossi. Gara che si fa subito in discesa per il Foggia che al quarto minuto usufruisce di un calcio di punizione per atterramento di Rocca al limite dell'area. Vedete la brutta entrata del calciatore del Monopoli su Rocca, calcio di punizione, siamo al quinto minuto, Foggia in vantaggio con Curcio che sugli sviluppi appunto del calcio di punizione accordato dal direttore di gara in fila Menegatti, indeciso nell'occasione a causa anche di un errato rimbalzo della sfera sul terreno di gioco. Tra un po' rivedremo anche il replay della marcatura rossonera e vedete la palla che proprio rimbalza male davanti all'area piccola del portiere Menegatti, che viene beffato dalla conclusione, tra l'altro anche potente, del numero 10 rossonero. Foggia in vantaggio, ma al 13° reagisce il Monopoli. Curcio, con una ingenuità, atterra in area Paolucci, che si stava incuneando tra le maglie rossonere. Il signor Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia non ha esitazioni ad assegnare il penalty. Calcio di rigore che al 14° Mercadante realizza impeccabilmente nell'angolo alla sinistra di Fumagalli, portando in parità il match 1-1. Monopoli che addirittura, con le immagini siamo alla mezz'ora, addirittura il Monopoli ribalta il risultato. Dalla destra è Starita che invita il foggiano Salemme alla marcatura, l'attaccante bianco-verde anticipa Gavazzi e fulmina Fumagalli da due passi. 2-1 e per il Foggia sembra mettersi in salita la sfida del Veneziani. Salemme che sarà ammonito poi per essersi anche tolto la maglia durante l'esultanza. 41esimo, con le immagini siamo già al 41esimo. Il Foggia reagisce con Calombò dalla destra, entra in area e costringe Zambataro alla trattenuta sotto gli occhi del direttore di gara. Proteste dei locali, calcio di rigore accordato dal direttore di gara che Curcio al minuto 43 realizza, portando a 2 i gol della sfida e naturalmente aumentano anche i gol segnati a inizio stagione. Sono 8 le marcature con la doppietta odierna del numero 10 rossonero. Vedete ancora il replay della marcatura di Curcio su calcio di rigore, 2-2. Monopoli che rischia di ritrovarsi in vantaggio proprio nelle battute finali del primo tempo, ancora pericoloso al 44esimo con Giosa che di testa su cross di Lombardo dalla destra chiama Fumagalli al miracolo. La ripresa si apre con il cambio tra i pali nel Monopoli, esce Menegatti ed entra Pozzer. C'è questo cambio al 50esimo e Calombò che va alla conclusione, palla fuori alla destra del neoentrato portiere di casa. Con le immagini andiamo al 70esimo e Lombardo su punizione, palla alta sulla traversa. 7 minuti dopo un errato retropassaggio di Giosa per Pozzer, tra un po' vedremo le immagini, un errato appoggio di Giosa per Pozzer e il portiere per poco non combina la frittata causando il più clamoroso degli autogol. E quindi qui ancora una indecisione della difesa bianco-verde. 86esimo, eccola qui l'episodio che segnerà poi la vittoria del Foggia a Monopoli. Rocca, migliore in campo dei suoi anche oggi, dalla sinistra converge al centro e Garofalo, in campo da una decina di minuti, si fa trovare pronto all'appuntamento in aria ed infila Pozzer, incolpevole nell'occasione. Un gran bel gol di Garofalo, gara che va sul 3-2 per i rossoneri a 4 minuti dalla fine, insomma tutto più facile per gli uomini di Marchionni. Al 90esimo si fa cacciare Arena in campo da poco, seconda ammonizione per l'ex rossonero. Arena, che già ammonito, viene mandato anzitempo negli spogliatoi. L'ultima emozione è quella del minuto 94, quando è Fumagalli a salvare il risultato sul colpo di testa ravvicinato di Lombardo, che il numero 1 foggiano salva proprio sulla linea. Un colpo di testa che ha fatto gridare al gol i tifosi di casa. Dopo 5 minuti di recupero termina la gara del Veneziani. Il Foggia porta a casa altri 3 punti che fanno volare la formazione di Marchionni addirittura a 2 punti dal terzo posto in classifica.